Era il 1588 quando il Granduca Francesco I inaugurò l'Ufficio delle Pietre Dure per preparare le maestranze artigiane all'arte degli intarsi in marmo. Il secolo successivo vide poi l'affermarsi di una tecnica artistica nuova, la scagliola. Si tratta di un tipo di gesso che si presenta sotto forma di lamelle trasparenti, scaglie chiamate familiarmente pietre di luna. Era un'arte complessa, i cui risultati ripagavano però la maestria dell'intarsio. Non è affatto semplice la tecnica della scagliola. Alessandro Bianchi ci descrive le varie fasi di lavorazione. La prima fase di lavorazione è il disegno. Dal disegno verrà fatto lo spolvero, cioè il lucido, con dei pennarelli in pratica si farà la forma esterna e successivamente il particolare e poi con delle carte copiative, bianca o nera, a seconda del colore, faremo il riporto finale sulla lastra di marmo o di scagliola. Noi oggi tendiamo sempre a utilizzare strumenti antichi, anche se ci può essere l'ausilio con dei piccoli fresini da incisore, poi dopo però le parti più grandi e le rifiniture le facciamo sempre comunque a mazzolo e scalpello, come si faceva appunto nel 600. È una parte di lavorazione particolarmente delicata perché l'incisore non può avere pentimenti. Questi sono i primi colori, in pratica lo scagliolista deve operare in fasi successive. Normalmente si mettono sempre i colori, quelli un po' più scuri, poi per intarsi, incisioni, disegni, incisioni, libicature successive sarà livellato con le pietre abrasive. Questa è la fase della spianatura. La prima spianatura viene fatta con la pietra comice, pietra vulcanica, molto leggera, abrasiva, a grane diverse. Lo scagliolista è in questo momento con operazioni movimento rotatorio, leviga la superficie della scagliola ormai indurita, riporta a liscio tutto il fondo del piano, mettendo in evidenza il disegno precedentemente inciso. La Bottega Bianchi organizza corsi introduttivi di scagliola, teorici e pratici, perché il riflesso della pietra di luna non vada perduto.